2 gennaio. Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Il popolo del Signore attendeva che si compissero le antiche profezie fatte da Dio ai padri per mezzo dei profeti. La promessa riguardava la venuta di Elia, del profeta, del Messia. Erano attese, rivestite di tanto mistero, dalla verità arcana, difficile da afferrare. La più antica profezia è quella riguardante il profeta, è fatta risalire a Mosè. Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco perché non muoia. Il Signore mi rispose, quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta, che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Forse potresti dire nel tuo cuore, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detto? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. Il profeta l'ha detta per presunzione. Non devi aver paura di lui. La profezia dell'unto del Signore è stata proferita da Natan al re Davide. Ora dunque dirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Quella più recente riguarda la venuta di Elia. È fatta dal profeta Malachia ed è la più difficile da interpretare. Sarà l'angelo Gabriele a darci la sua esatta verità. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb precetti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Giovanni il Battista non è Elia redivivo e neanche risuscitato. Dio lo ha colmato dello spirito di fortezza di Elia, per questo lui si dichiara voce di uno che grida nel deserto. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia?
«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non son degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Giovanni è il testimone del Messia del Signore, presente già in mezzo al popolo, ma che ancora nessuno conosce. Sarà suo ministero preparare i cuori all'accoglienza. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, dateci la verità su di noi.